Buon calcio a tutti. Ballardini, racconta Ballardini, noi le faremo sicuramente delle domande, ma vogliamo sapere da lui qualche cosa di quello che non sappiamo della sua vita calcistica e qualche cosa che no, vogliamo sapere del futuro, perché per il futuro so che stanno lavorando, la risposta sarebbe stiamo lavorando per voi, qualcosa succederà. Ma chi è Ballardini? Che bello. Ballardini è una persona per bene, credo. Oggi è un marito, padre di famiglia, che fa della sua passione una professione. Lo fa a Genova, in una società così importante. La passione. Fai il tuo mestiere al Genoa e hai anche la fortuna di averlo fatto bene, il tuo lavoro, hai l'amore, il rispetto di tante persone che fanno il tifo per questa squadra, quindi sei contento, senti molta responsabilità. Però questo ci arriviamo dopo, ma mister Ballardini si emoziona sempre quando parla della famiglia, dei figli, come nel passato. Sto diventando vecchio, perché i vecchi si emozionano sempre di più e quindi sono tante le occasioni dove davvero fai fatica a trattenere le tue emozioni. Quindi vuol dire un brutto segnale, vuol dire che diventi vecchio, un po' anche ricoglionito, quindi però va bene così. La carriera è stata una bella gavetta, però la testa è quello che ha funzionato, perché si è partiti, si è continuato, la famiglia non ha mai messo il bastone fra le ruote, eccetto il nonno che diceva quanto ti pagano, è vero o non è vero? Sì, no? La fortuna, intanto la fortuna che è vero, la famiglia mi ha sempre sostenuto, dalla mamma al babbo quando giocavo a calcio, poi quando ho iniziato ad allenare, poi alla madre dei miei figli, mia moglie che ha sempre portato avanti la famiglia, io che potevo così andare in giro, fare appunto il mio lavoro con la mia passione, con il mio piacere, e il nonno che non si spiegava come mai potessi portare avanti una famiglia con uno, due, tre figli, non avendo un mestiere, perché per il mio nonno il giocare a pallone o allenare non era per lui un mestiere, era come lui andava al circolo e giocava a carte con gli amici, io andavo in un campo e giocavo con gli amici, ma quello era un divertimento, non era un mestiere. Quindi. Ballardini ha finito di giocare al calcio perché si è rotto un ginocchio, sono cambiati i tempi, adesso recuperano quasi tutti quelli che si rompono le ginocchia. Mi ruppi il ginocchio, poi andai col Cesena, no? Col Cesena andai da Perugia, perché allora andava di moda Perugia. Però insomma era una rottura. Perugia il professore. Il professor Perugia, esatto. Sì. E quindi era insomma fu un brutto incidente. Poi ho passato un paio d'anni così in giro per l'Europa, in giro per il mondo. E poi ho iniziato ad allenare i ragazzi di Ravenna con una persona che poi è una persona per me molto importante, che si chiama Natale Bianchedi, che poi è stato per tanti anni collaboratore, penso, dei più grandi allenatori, delle società più importanti in quel periodo. Mi riferisco al Milan, poi il Parma, la Nazionale, ha lavorato con Capello, Sacchi, Ancelotti. Quindi ecco, ho iniziato ad allenare grazie a Natale Bianchini. Sì, ma era proprio un destino, perché appena finito di fare i settori giovanili, chi è andata a allenare Ballardini? Una squadra con la maglia rosso e blu, la San Benedettese. Sì, ho avuto questa fortuna. Sono andato ad allenare
la San Benedettese allenavo il Parma, allenavo la primavera del Parma, poi questo comprò la società dai Gaucci, questo che poi era anche un agente, veniva a vedere spesso le partite del Parma, perché lui aveva dei giocatori nel Parma, e questo signore che si chiama Vincenzo D'Ippolito era diventato un po' il proprietario insieme ad altre persone della San Benedettese e vedeva le mie squadre giocare lì al Parma e quindi doveva fare una squadra in pochi giorni, 27-28 agosto fino all'1-2 settembre era aperto il mercato, quindi pensò a me, quindi niente, dal 27-28 di agosto mi ritrovai ad allenare la San Benedettese in Serie C con tutti questi ragazzotti e da lì è partita la mia carriera. Io ricordo quella stagione che noi arrivavamo terzi o quarti, abbiamo perso dal Napoli la semifinale contro il Napoli, i playoff, esatto, e lì andò su quell'anno il Rimini, poi non so se il Napoli o l'Avellino, però ecco, nel girone non c'era il Genoa, adesso non so se magari era in un altro girone. E dopo sono 30 anni di carriera, non sono mica pochi, 30 anni di carriera in panchina e quasi tutti in Serie A. Si sono basati 30 anni più o meno, se non sono 30 sono 28-29, sono tanti, e sì. Quindi sì, negli ultimi 10 anni più o meno sono, li abbiamo fatti nella massima serie. E da giocatore quali sono stati i maestri? Da giocatore io, a parte che mi sono fatto male, avevo 22 anni, io ho avuto, da giocatore, nelle giovanili del Cesena, ho avuto due grandi maestri che sono stati Firmino Pedriva, fino agli allievi mi pare, e poi ho avuto Sacchi per 3 anni. E anche Bagnoli. E Bagnoli, esatto. Quindi gli ultimi 2 anni li facevo un po' fra primavera e prima squadra, quindi se proprio devo ricordare 3 persone erano Pedriva, Sacchi e Osvaldo Bagnoli. Tanti salvataggi di tante squadre dalla B, ma questo di quest'anno penso che rimarrà nella mente di Ballardini a lungo. Questo è vero, perché Palermo, Cagliari, ricordo. Palermo, Cagliari, Genoa, Palermo. Più o meno ho fatto le squadre dove sono sempre stato al mare. Più esatto. E quest'anno era davvero era molto complicato perché tante squadre erano e sono attrezzate per rimanere in Serie A. L'aneddoto cinese, ma ce n'è uno che mi piace ricordare, abbiamo fatto una settimana prima, parlo sempre tecnicamente, dopo poi abbiamo visitato Pechino, la città proibita, quindi abbiamo visto la muraglia cinese. Un aneddoto tecnico è che noi ci allenavamo dopo l'Inter, nello stesso campo, e così con curiosità vedevamo che ci spiava, insomma c'erano i tecnici dell'Inter e anche i giocatori che spiavano, diciamo così, i nostri allenamenti e quindi era un gioco così fatto di spionaggio che poi ci sono stati anche così. Bellissimo. Mourinho che mandava a spiare, ma sì, questa ecco. È una notizia. No, che poi noi magari facevamo la stessa cosa, cercavamo di avere informazioni, però ecco questo gioco di provare a vedere un po' gli altri come lavoravano e come si preparavano,
per una settimana è stato un gioco piacevole.